Dunque, decreto clima e decreto fiscale sono tra i principali provvedimenti, lo avete sentito, all'esame del governo impegnato nella messa a punto dei dettagli della manovra di bilancio da presentare a Bruxelles. Ce ne parla Alessandra Azzolini. Con il decreto clima arriva oggi in Consiglio dei Ministri una prima parte della legge di bilancio 2020. C'è il bonus mobilità, 500 euro per chi rottama motocicli Euro 2 o Euro 3 a due tempi e 1.500 euro per l'auto fino al modello Euro 3. L'agevolazione riguarderà i residenti nelle città sottoposte a procedure di infrazione per smog. Sarà un voucher da spendere entro i successivi 3 anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale o per biciclette anche a pedalata assistita. Nel decreto clima anche incentivi per inquinare meno. Ci sono 20 milioni per scuola bus, ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 da destinare a asili nido e scuole elementari. Fino a 5.000 euro gli incentivi invece per quei negozi che allestiranno i cosiddetti green corner, dove trovare alimenti, detersivi e saponi sfusi o alla spina. Obiettivo: dichiarare guerra a imballaggi e contenitori di plastica. Prende forma invece il decreto fiscale, probabilmente lunedì, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra le misure anti-evasione, in arrivo la compensazione tra debiti e crediti con il fisco. Lo Stato